Buongiorno amici di Vai Elettrico, questo video non sarebbe mai dovuto esistere perché oggi io in realtà non volevo, tra virgolette, lavorare. Sapete che non è un lavoro questo per me. Sono partito, sono andato a trovare i miei nipoti a Bressanone e poi a un certo punto mi è arrivato un messaggio da parte di Mauro Tedeschini che mi ha detto: Paolo, guarda che una persona che non conosce, un certo Gianfranco Pizzuto, come se io non lo conoscessi, è in zona e avrebbe piacere di incontrarti. Ho detto: mamma mia, scambiamoci i numeri. Ci siamo sentiti al volo come se ci fossimo conosciuti da sempre, peraltro un rapporto subito istantaneo, quelle cose che nascono così. E mi fa: guarda che io sono qua in zona con una BYD di Han. Io ho detto: ma mi stai prendendo in giro o cosa è successo? In realtà, come vedete, io sono in giro, lo sapete, avete già visto forse qualcosina su Instagram in questi giorni con BYD Han, ma qui c'è anche un'altra BYD Han e c'è un'altra auto della quale parleremo a brevissimo. Ciao Gianfranco. Ciao caro. Ciao Paolo. Non c'è solo Gianfranco Pizzuto con noi, c'è anche Christian Zeni, che è possessore di questo gioiellino che si vede qua accanto e del quale parleremo a brevissimo. Ma io vorrei sapere da Gianfranco quali sono state le tue primissime impressioni su BYD, perché io la sto guidando da meno di 24 ore, quindi non lo posso dire. Magari beh, ma anch'io, guarda, io okay. Sono uguale, l'ho preso stamattina, però ho fatto già un paio di centinaia di chilometri e sono andato su e giù per le parade, e quello, sai, da Merano è una bella strada che si fa, e anche perché non è troppo tortuosa, non è la Mendola, okay. E devo dire che mi piace molto, anche se è un po' grande. L'unica cosa che così mi è mancata è il regen un po' più forte. Ok, ok. Quello, perché ha due è regolabile su due step. Su sì. Due step, e secondo me il secondo step, che sarebbe quello più forte, più intenso, okay, non è ancora abbastanza, almeno per il mio gusto. Anche perché i motori la potenza ce l'avrebbero, no? Che cavolo. Parliamo di 517 cavalli. Vedo che studiamo. 380 kilowatt. Ok. Vabbè, comunque di BYD Han sicuramente parleremo a brevissimo, perché io l'ho appena presa in mano e certamente sapete che io voglio approfondire un pochino prima di parlarvene in modo più esaustivo. Ma Gianfranco però ci può raccontare qualcosa, e sicuramente anche Christian, riguardo quest'altra auto che abbiamo qua. Quest'auto che anche questa non sarebbe mai dovuta esistere. Esistere, cosa sto dicendo? Esistere, esistere, non si sa da dove è venuto fuori. Non sarebbe mai dovuta esistere ed è esistita soltanto per un mercato, quello californiano. Sì, perché altrimenti avrebbe dovuto pagare delle multe salate. Nel 2013 è stata quindi battezzato il progetto della 500 elettrica, presentato a fine 2013. Fine 2013, e poi c'erano delle quote che bisognava mi pare 20.000 auto elettriche all'anno, in modo da compensare le emissioni sulla flotta, no? Quindi tutta la flotta dell'allora gruppo FCA, ed era solo limitata alla California, perché gli altri stati americani non avevano questa regola stringente. Quindi questa macchina, tra l'altro, è stata fatta in Messico, okay, una fabbrica della Chrysler, ed è stata fatta grazie a una collaborazione tra la Samsung e la Bosch, e altrimenti Fiat all'epoca non poteva farla. E il nostro amico Christian è uno di quelli che la possiede, e penso che sei contento. L'ho comprata lo stesso, sono contentissimo. L'hai comprata lo stesso, in che senso? Te credo, è bellissima. Esatto. Quindi in che anno l'hai comprata? L'ho comprata 2 anni fa. Ok. L'ho comprata... Però è del... È del 2016, una delle primissime uscite dalla fabbrica nella versione restyling, dove, diciamo, la differenza più grossa o più evidente è il navigatore col display integrato. Ok, quindi ha 7 anni attualmente, esatto. È in circolazione da 7 anni, ha quanti chilometri? Di chilometri adesso ne ha fatti appena 32.000. Ok, quindi non tantissimi. Ma c'era gente che la teneva pochi mesi in America e poi si accorgeva che per fare i spostamenti lunghi non andava bene, perché questa è stata progettata zoppa appositamente, doveva avere una batteria piccola, doveva essere una ricarica lenta, in modo che la gente non la sfruttasse per fare dei viaggi lunghi, era solo fatta per la città. E infatti non a caso io ho notato, andiamo magari verso l'auto, ho notato prima una cosa che magari possiamo mostrare anche in video, è aperto? Qua non abbiamo qualcosa di strano, non abbiamo... Tipo uno americano. Ok. E quindi caricavi al massimo 7.4 kW, e vuol dire che ci mettevi 3 ore con 24 kWh di capacità.
E se tu vuoi fare un viaggio lungo, non è che puoi fermarti 3 ore e fare 150, 100 miglia riuscivi a fare, certo. 150 a 160 km. Poi io ne ho fatto una versione potenziata, però, ma quella è un'altra storia. Magari la raccontiamo in un altro, esatto. In un altro video. Esatto. Quindi sostanzialmente questo tipo di auto, però in ogni caso si può utilizzare, e Cristian lo sta facendo in maniera assolutamente tranquilla. Sì, beh, voglio dire, provincia di Bolzano, dove ci troviamo adesso, per andare Bolzano Merano, Bolzano anche Lago di Garda, va benissimo, ti fermi lì, prendi una di quelle colonnine solite che trovi, che avete anche voi, giù al Lago di Garda, e stai lì, ti bevi qualcosa e poi puoi ritornare, no? Però ripeto, è voluta così, perché non volevano che avesse successo, non c'era avuto successo, non c'era nessun motivo tecnico per non dotarla di tipo 2, era proprio voluta così. Però ne ha fatte, se non mi sbaglio, 20.000 all'anno fino al 2018, poi è subentrata il nuovo modello, e per c'era motivo, no? La nuova 500. Per il resto l'auto è esattamente come la versione termica. Questo è un reverse, non c'è nessuna differenza. Reverse engineering, quindi hanno tirato fuori il motore termico, il serbatoio, e hanno messo motore elettrico al posto del serbatoio. Quindi non era nemmeno previsto in fase di progettazione? No, mai stata progettata come elettrica questa. È stata fatta proprio un reverse engineering. Il reverse engineering l'ha fatto la Bosch e la Samsung, che ha fatto ad hoc una joint venture in Messico, e quindi fuori linea. In Messico c'era la produzione solita della macchina termica, la versione termica, e di fianco c'era la versione elettrica fatta per la California. Tu pensa che all'epoca io ero residente in Georgia, abitavo in America, lavoravo in California perché all'epoca ero alla Fisker, e non me l'hanno dato perché ero residente in Georgia, e quindi ho dovuto aspettare che rientrasse una come usata, cioè un rientro, ma lì la gente la restituisce anche dopo, i californiani si stufano in fretta, cioè. Di qualsiasi quindi cosa. L'ho presa che aveva 6 mesi, e lì l'ho poi registrata, e quella è la prima che ho poi portato in America, dall'America all'Italia, e che mi è servita per fare l'omologazione. Col TÜV tedesco, tra l'altro, perché qui nessuno ti fa l'omologazione, quindi sono dovuto andare in Germania, TÜV Süd, eccetera. Lunghissima storia, se ci penso non lo rifarei più, però all'epoca non sapevo, certo, tutte le difficoltà. Sai, quando parti che non conosci le difficoltà, la fai, e poi dici, ma chi me l'ha fatto fare? Però dai, adesso abbiamo una storia da raccontare. Assolutamente. E dal punto di vista, magari chiedo a Cristian, dal punto di vista dei consumi, cosa ci puoi dire? Perché ovviamente su una batteria da 24 kWh i consumi hanno un forte impatto poi su quella che è l'autonomia di utilizzo. Diciamo che è un'autovettura che bisogna tenere a mente che è nata negli anni 2000, intorno ai 2010, per cui la tecnologia allora non era così evoluta come hanno... Il motore da quanto è? Motore ha 111 cavalli. Fa da 0 a 100 intorno ai 9 secondi, per okay, cui è una vettura più che attuale. In città è perfettissima da utilizzare. Per percorsi medi bisogna ovviamente farsi un attimino due conti dove uno vuole veramente andare, certo, anche vista l'impossibilità di una ricarica rapida, addirittura. Però diciamo che 14-15 kWh per 100 km. Okay. No, non è, anche perché non è molto aerodinamica come forma, però essendo piccola, leggera, non è discreto come risultato. Non è una grandissima efficienza, però per quello che come dici te, come tu sai pianificare il tuo spostamento, anche quando tu vieni su a trovarmi non c'è nessun problema. Anzi, esatto, voglio dire, sai, Merano-Bolzano sono 30 andare, 30 tornare, nessun problema. Io sono riuscito ad andare tranquillo da casa mia Merano a Verona all'aeroporto, senza esagerare, che sono 140-150 km, chiaramente non a 130 all'ora in autostrada, ma io ho fatto la strada statale che tu conosci, che va parallela all'autostrada, a 80-90 all'ora. A me andava bene così. Adesso, come dicevi te, è passata un'eternità da quando questa è stata concepita a oggi. Se vediamo la tecnologia che alla Fiat 500 elettrica California rispetto a quello che stiamo guidando tu ed io adesso, c'è un abisso, è veramente è quasi quasi preistoria, no? Una curiosità, ci sono sul mercato dell'usato ancora, sì, di queste auto, sì, si, sì, trovano? Sì, 13-14 mila, roba del genere, più o meno i prezzi, sì, sono quelli.
Quindi in sostanza ad un prezzo paragonabile a quello di una nuova Dacia Spring si può acquistare anche anche una Fiat 500 che tutti già conoscono ampiamente. Secondo me diventerà un vintage, un classic dell'elettrico, no? Come la Leaf prima serie, anche questa secondo me fra qualche anno la gente la compra perché la vuole tenere. Diventerà un prodotto iconico, sì, lo è già, perché la 500 lo è. È un prodotto iconico da quando è stato. Lo è di per sé. Da quando è stato concepito. Bene, io questo video è particolarissimo, non aveva uno scopo particolare se non quello di farvi anche vivere un pochino quello che può essere la condivisione di esperienze di questo tipo, anche con chi non abbiamo mai visto prima, ma che condivide uno stesso interesse, una stessa passione. Paolo, quando hai detto appena. Ci si capisce al volo. Quando tu condividi una passione, non serve altro. Non serve altro, non serve quasi neanche parlare. Esatto. Bene, se anche questo video vi è piaciuto, io vi invito ad iscrivervi al canale, attivare le notifiche e ci vediamo alla prossima. Potrebbe essere la nuova prova di BYD Han. Alla prossima.